Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo in un'altra postazione perché ho veramente molta più luce, anche se purtroppo ho un tavolino veramente piccolino, quindi cercherò di spiegarvi nei dettagli tutti i passaggi che insomma dovremo fare per questa ricetta. Allora, oggi andremo a preparare la frutta brinata. Allora, potete utilizzare quella che volete. Io ho qui dei mandarini e ovviamente dell'uva rossa. Considerate che ovviamente l'uva va lavata bene e poi asciugata. Potete usare tutta quella che volete ed è sicuramente un'idea anche carina per Natale per servire la frutta magari in modo diverso. Allora, gli ingredienti che vi occorrono sono frutta a volontà. Poi qui abbiamo le scagliette di cocco, che in teoria la frutta brinata si fa con lo zucchero semolato, però io voglio provare a fare queste due varianti ovviamente, e poi vi occorre un albume. Allora, il procedimento è molto semplice: dobbiamo ovviamente sbattere un pochino l'albume e farlo, insomma, far venire un po' di schiumetta, passare ovviamente la frutta qui dentro e poi o nello zucchero semolato o nel cocco, ma voi potete fare quello che preferite di più, addirittura anche nella granella di nocciole, di pistacchio, insomma, come vi fa più piacere e niente, poi andarlo a mettere nel frigo per circa un'oretta. Io penso che lo adagerò sulla carta da forno, però voi potete tranquillamente anche metterlo in un piatto. Allora, io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un bacione e mi raccomando, lasciate sempre un mi piace, iscrivetevi e condividete, insomma, il mio video. Ciao a tutti!